Dai, dove l'ho messa? Ce l'avevo qui, sono sicura. Ah, proprio il colore che volevo per il mio disegno. E adesso già non mi serve più. Ora che faccio? Oh, guarda il mio tesoro come disegna. Sono così fiero della mia piccola artista. Oh, tesoruccio! Questo blu ci starà benissimo. Che bel disegnino. Oh, mi gira la testa. Oh, ce l'ho fatta senza far cadere niente. Ti ho portato la merenda. Mettila sulla scrivania. Ah, vediamo, ci sarà un po' di posto. Non mi sembra, cara. Ho sempre voluto farlo. No! Ecco qui, papà. Visto quanto spazio? Ma non mi dire. Forse è meglio così, però. Ancora non ci credo a quello che hai fatto. Ora mi toccherà ripulire tutto. Questo vaso però mi sarà utile. Attacco tutto alla parete, sistemo in questo modo. Ultimo tocco. Ho messo strisce di tessuto in ogni vaso e adesso devo estrarli. Ogni vaso è di un colore diverso. Sono molto colorati, sembrano un arcobaleno. Ma non ho finito. Metto i pennarelli e le matite di Ava nei vasi, così potrà tenerli in ordine. Wow! Ma quanto mi piace! Bel lavoro, papà! Oh, queste matite pensavo di averle perse. Forse posso concedermi un biscotto. Anch'io, hai un vero talento, tesoro. Quello sono io. La battaglia ha inizio, fatti sotto. Nessuna pietà. Pow, prendi questo. Tutto qui quello che sai fare, eh? Oh no, oggi è il compleanno di papà, l'ho scordato. Ragazzi, mi serve aiuto, conto su di voi. Disegnerò qualcosa di carino per lui. Deve essere perfetto. Quasi finito, un vero capolavoro. Ma chi prendo in giro? I baffi di papà non sono questo granché, non posso regalargli questo. Ci sono, gli preparerò una torta. Terribile, forse gli piacciono le torte croccanti. Che disastro. Ma forse mi è venuta un'idea. Lo aiuterò con le faccende domestiche. Stirerò i suoi vestiti, sarà contentissimo. Come mi diverto. Sarà una bella sorpresa per lui. Finito. Ciao, Ava! Oh, ti sei data da fare oggi! Ava! Ho fatto del mio meglio! Hai visto la partita ieri? L'obiettivo è vicino, me lo sento! Ah, individuato! Ciao, piccola! Come ha fatto a vedermi? Interessante, forse troverò un'idea per il suo regalo! Guarda, guarda! Questa custodia ha visto giorni migliori! Ecco la mia opportunità! Guardiamo meglio! Aumenta, sì, è tutta consumata e rovinata. Devo fare in fretta. Metto una custodia su una superficie piana. Metto sopra la colla, disegno cuoricini sulla custodia. Prima che la colla si asciughi, cospargo i brillantini. Userò brillantini di vari colori. Papà ha bisogno di tanti colori nella sua vita, sta venendo bene. Ecco l'ultimo. Adesso aspetto che la colla faccia presa, poi rimuovo le parti in eccesso. Wow, è un capolavoro! Questa non mi serve più. E per il telefonino di papà, ecco la nuova custodia. Il suo regalo di compleanno è pronto, non devo farmi scoprire, glielo lascio qui. Cos'è stato? Probabilmente niente. C'è qualcosa di diverso. Cos'è successo alla mia custodia? Questa è molto meglio di quella vecchia. Amo i brillantini. Oh, c'è un biglietto. Oh, Ava è così brava, sono fortunato, ne farò tesoro per sempre. Gli è piaciuta? Sì, ne ero sicura! Ava, sei tu? Eccoti qui! Ava, che stai facendo? Qualcosa non va, tesoro? Ava, parlami, dai! Ava, che cosa c'è? Non mi piace per niente, Ava! Come ti senti, tesoro? Cosa? Sto solo cercando di truccarmi! Non mi sembra stia andando bene! Volevo solo somigliare al mio unicorno, lui è così carino! Non preoccuparti, so che cosa fare! Guarda che di make-up me ne intendo, sai? Non muoverti adesso! Cominciamo con un po' di rosa! Fai il solletico! Sarà il mio lavoro migliore! Sai quello che stai facendo, sì? Sto cercando di concentrarmi! Sì, il mio lavoro è terminato! Non vedo l'ora di ammirarlo! Che dovrebbe essere quello? Spero sia uno scherzo, vero? Faccio ribrezzo! Non sarò mai un unicorno! Però è stato più difficile del previsto! Mi dispiace, tesoro! Devo rimediare! Ava se lo merita, non posso deluderla! Qua ci vuole un piano! Deve essere preciso! Devo pensare come un unicorno! Devo diventare un unicorno! Sono la principessa Scintilla, sovrana del regno degli unicorni! Così sì che ci siamo!
Ci sono quasi, me lo sento. Sì, devo mostrarlo ad Ava. Ava, ce l'ho fatta. Guarda che cosa ho qui. Eh? Di che parli? Di che si tratta? Della soluzione a tutti i nostri problemi. Metto un po' di questo sulle tue palpebre, poi faccio una leggera pressione e adesso posso metterti l'ombretto. La forma sarà perfetta. Mischiamo un po' i colori, deve essere sensazionale. Sono un vero mago con il pennello per il trucco. Ora rimuoviamo la guida, com'è il risultato? Sei meravigliosa! Faresti l'invidia di qualsiasi unicorno. Siamo come gemelli, grazie papà. Ah, non dirlo nemmeno. Forse posso truccarti io? Oh sì, guarda che mosse! Nessuno balla meglio di me. Ma devo continuare a fare pratica, devo vincere quel talent. Devo diventare famosa. Il momento è giunto perché io diventi una star. Meno male che ho questa guida per TikTok. Ho tutto quello che mi serve per avere successo. Ma che cosa sto aspettando? Ci vuole un bel makeover. Comincio dai miei vestiti. Voglio dire, già adesso non sono niente male, ma ci vuole ben altro. Bello questo! Wow, adoro questa giacca! E adesso tocca alle scarpe. Wow, così colorate! Con l'abbigliamento sono a posto, occupiamoci del trucco. Con queste non passerò mai inosservata. Sono così facili da applicare, poi. Fanno proprio risaltare i miei occhi. Perfetto, semplice ma efficace. E anche questa è fatta. Adesso i capelli, che potrei fare? Ci sono! Ho sempre voluto farmi bionda. Metterò questa extension sui miei capelli. Ecco come sto. Non proprio quel che avevo in mente. Che posso fare? Ma certo, aggiungere più colore. Comincio con questo pennarello. Tolgo il serbatoio con l'inchiostro e spremo l'inchiostro in questo recipiente. Devo spremerlo tutto. Adesso aggiungo anche il balsamo. Così dovrebbe andare. Mescolo tutto insieme. Devono amalgamarsi perfettamente. Questo tono di blu è splendido. Adesso mi serve un foglio d'alluminio. Ci metto sopra l'extension e pennello la tinta su di loro. Proprio come se stessi dipingendo. Devo pennellare fino alla fine, così. Adesso posso ripiegare il foglio. Deve essere perfettamente piatto. A posto. Adesso non resta che aspettare. Ok, mi annoio. Ho aspettato abbastanza, secondo me. Apriamo il foglio e vediamo. Wow, così vivace! Proprio quel che volevo. È stupendo. A chi serve una macchina del vento? Mi sento così bene. Sicuramente vincerò io il talent. Come se avessi un arcobaleno tra i capelli. Voglio tenere i miei capelli così. Ci siamo, si balla! Ora posso sfoggiare le mie mosse. Sono imbattibile. No, ma mamma, non voglio! Certo che sì, eccoti qua! Va bene, devo solo regolare l'acqua. Vedi? Non è piacevole? Aspetta, che succede? Mamma! Oh, dell'acqua ti è finita nell'orecchio! Nessun problema, ho un rimedio. Vedi questo adesivo? Adesso l'acqua non ci entrerà più. Si modella perfettamente attorno all'orecchio. Mi piace! Grazie! Adesso ti metto lo shampoo. E credo che te ne servirà parecchio. Ti piace, tesoro? Mamma? I miei occhi! Ho usato quello per i grandi, oh, accidenti! Questo tipo pizzica un sacco, oh no! Fammi riflettere. Aspetta, credo di avere avuto un'idea. Devo solo fare una chiamata. Pronto, sì! Che rapidità! Non perdiamo altro tempo. Adesso non ti ci andrà più negli occhi. Lo shampoo rimarrà in testa. E quando bisogna risciacquare scenderà lungo la schiena. Figo! Che ne pensi, signor unicorno? Sì, c'è la battaglia finale! Bene, tesoro, so che ti scappa proprio tanto. Devi solo tirare su il coprivater, mirare e via! Oh, che sollievo! Buona fortuna, tesoro! Wow, quanta pipì! Ma quanto lontano posso farla arrivare? Woohoo! Sta piovendo cosa? Credo sia colpa di tutto quel succo di mela. Mamma! Hai fatto, tesoro? Accidenti, è un disastro! Vorrei tanto fosse acqua, ma temo sia altro. Mamma, credo che mi scappi di nuovo. Aspetta un attimo, tesoro. Usa questo gadget, per favore. Devi farla qui dentro, ok? Wow, ma è fighissimo! Guarda, lo sto facendo! E non esce nulla, vedi? Oh, tesoro, sono così fiera di te!
Un picnic in famiglia, che cosa ci può essere di meglio? Che ne dici di disegnare mentre io preparo tutto? Buone! Che bello, papà, mi sto divertendo tantissimo! Au! Qualcosa mi appunto, prendi questo! Ah, che prurito, stupida zanzara! Oh, oh, ce ne sono una marea! Sarà meglio scappare! Che buono questo cetriolo e che bella giornata! Dell'ottimo cibo, bel tempo, sto insieme alla mia bambina! Papà, scappa finché puoi! Ah, se ne sono andate finalmente! No, non può essere! Una zanzara vuole attaccare papà! Devo fare qualcosa adesso! Come sono fortunato! Oh! C'era una zanzara, era enorme! Ed io sono un eroe! Una zanzara? Beh, grazie! Aspetta, so cosa fare! Possiamo usare questa, me n'ero dimenticato! Questa risolverà tutti i nostri problemi, una zanzariera autoportante! È fighissima! Mettiamoci dentro! Wow, è spaziosissima! E la parte migliore è che le zanzare non possono entrare! Hai detto bene, tesoro! Aspetta, io sono ancora fuori! Oh oh! Ah, Betty! Ah, finalmente siamo nella nostra nuova casa! Ottimo lavoro, tesoro! Dobbiamo togliere di mezzo questi giornali! Ok, credo che possiamo dipingere! Mi piace questo colore! Sembra divertente, voglio provare anch'io! Chi lo sa, potrei anche essere un artista di talento! Farò il sole! Wow, bravissima, tesoro! Devo appendere questo! Pianterò un chiodo alla parete! Non devo colpirmi le dita! Ottima idea, papà! Quindi dobbiamo solo fare un buco nella parete, facilissimo! Oh oh! Papà! Ho fame! Devo mangiare qualcosa, non posso lavorare a stomaco vuoto! Ahem, papà! Senti come mi brontola la pancia, vedi? Devo mangiare! Ok, certo, tesoro! Tu siediti qui! Credo che ce lo siamo proprio meritato, abbiamo lavorato sodo! Sembra buonissimo! Sì! Oh, proviamo di nuovo! Ok, ancora una volta! Papà, non ci riesco! Betty, adesso che c'è? Forse posso trovare qualcosa che possa aiutarti, ma cosa? Aspetta, credo di sapere cosa usare! Sì, penso che possa funzionare, proviamo! Non so nemmeno io come abbia fatto, ma non mi lamento mica! Che fai? Puoi usarlo come vassoio! Wow, è fantastico! Adesso posso mangiare! Che buono! Grazie, papà! E di che? Aspetta, che rumoraccio! Prendi il piatto, quel coprivater mi serve! Oh, devi fare la cacca? Brava, figliola! Adoro i cereali! Che schifo! Mamma! È disgustoso, vorrei non averlo visto! Scusa, mamma! C'è solo una cosa da fare! Non muoverti, ci sono briciole ovunque! Dovrò pulirle! Oh, mi hai fatto prendere un colpo! Stai indietro! Ho così tanta fame adesso! Ottimo! Che paura! Ma ho questo! Ma non è nuovo! I tempi in cui si aspirava via il moccio sono finiti! Non posso usarlo! Fortunatamente ho un'alternativa, questa siringa gigante! Sai che stai facendo, vero? Sarai libera dal moccio in men che non si dica! Wow, ma quanto ne hai lì dentro? Da dove viene tutta questa roba? Non finisce più! Seriamente, sono impressionata! Come ti senti? Bene, direi! Adesso respiro meglio! Sei la migliore! Grazie, mamma! Mangiamo i cereali! Oh, è vero, c'è del moccio qui dentro! Credo che possa farne anche a meno! Magari avrò dei toast! Sì, meglio! Sto proprio bene! Devo solo sbarazzarmi dei peli! Au! Accidenti! Io prenderò questa! Ah, quanto era lungo, che dolore! Aspetta, dov'è finita la mia lozione idratante? Oh, che bella sensazione! Guarda, zia Betty, sono un'adulta! Almeno si sta divertendo! Intanto qui ho dei peli da togliere! Il rossetto, mi sento così carina! Ava, che fai? No, ma quelli sono i miei cosmetici, smettila! Come ti sembro? Sono bellissima, lo so! Beh, la bellezza non è tutto, ti consiglio di studiare! Oh. Cos'altro posso prendere? Questo sembra interessante! Zia Betty, guarda! Ho una nuova acconciatura!
Oh sì, è qui che mi prude. Oh, ti stanno bene i capelli così? Sono contenta che tua madre non sia qui, impazzirebbe. Questo look mi ha già stancata. Voglio rasarmi la testa. No, mettilo giù! Dammi quel rasoio! No, non farlo! Oh, c'è mancato poco, ma che ti salta in mente? Non devi raderti i capelli! Stavo solo giocando! Mi dispiace, non arrabbiarti! Oh, come piange, accidenti! Calmati! Aspetta! Penso di avere un'idea! So come risolvere questo problema! Mi serve un pezzo di cartone! Ci ho disegnato sopra la forma di una pecora e l'ho ritagliata! Ora devo diventare artistica, cominciando con il bello. Ora è il momento della faccia. Mi sto davvero divertendo. È anche rilassante. Com'è carina questa pecora. Aggiungo gli ultimi ritocchi. Devo colorare anche la faccia e le gambe. Ora coprirò la pecora con del nastro trasparente. Così sarà impermeabile. Non devo perdermi nessun punto. Ora ci aggiungerò della schiuma da barba, sì. L'applicherò su tutto il bello, lasciando fuori soltanto il viso e le gambe. È pronta! Ava, guarda! Togli il bello alla pecora, ti faccio vedere come fare. È così facile! Ed è divertente! Vuoi fare un tentativo? Ti va? Ecco, prendi il rasoio! Wow, è fighissimo! Stai indietro, questa pecora sta per diventare calva! È fantastico! Sto rasando la pecorella! Ce l'ho fatta! Wow! Grazie! Certo che ce l'hai fatta! Ben fatto! Gnam gnam gnam! Cioccolato, cioccolato! È disordinato però! Sarà meglio forse lavarmi le mani! Oh, l'acqua è bella calda! Dov'è il sapone? Eccolo! È viscido! Il sapone fa schifo, non lo voglio! Oh, adesso le mie mani sono viscide e schifose! Mamma! Cosa c'è che non va? Stai bene? Adesso arrivo e... Oh! Mamma, perché non viene l'acqua? Tesoro, il sapone non deve stare sul pavimento, è pericoloso! Qual è il problema? Le mie mani sono viscide e non mi piacciono! Va bene, dunque. Ho una soluzione, puoi usare questo. Guarda, premi sopra con la tua mano e ta-da! Un bel fiore di sapone. Wow, fiori di sapone, mi piacciono! Anch'io voglio avere un fiore di sapone. Devo solo premere sulla parte superiore in questo modo e wow, ce n'è uno anche in testa! E sulla guancia! Adoro i fiori di sapone! Guardami, sono come una principessa! Una principessa saponata, sono così carina! Sì, sei sicuramente una principessa saponata. C'è qualcosa di più delizioso del tè pomeridiano? È il modo perfetto per rilassarsi. E questa torta è buonissima. Questa bevanda è così rinfrescante. Wow, mamma, mi piace qui. Questo fiore è reale. Dov'è il cameriere? Salve, signora. Cosa posso portarle? Prenderò l'insalata e del purè di patate per mia figlia, grazie. E sii veloce, mi raccomando. Sì, un'ottima scelta. Vado a prendere il cibo. Usa il tovagliolo, tesoro. Le buone maniere sono tutto. Sono così affamata, non vedo l'ora di mangiare. Pazienza, tesoro. Immergiamoci nell'atmosfera. Sono così felice di stare qui con te, tesoro. Potrei mangiare questa torta tutti i giorni. Oh, ecco che arriva il cibo, finalmente. Lo chef ha creato un piatto che stuzzicherà le sue papille gustative. Una vera delizia, voilà! Spero vi piaccia. Buon appetito! Grazie, ora può andare. Sembra buono. Le mie patate sono grumose. Tesoro, c'è una cosa che voglio chiederti. Quella è purè di patate. Così sembra. Da dove arriva? Cosa diavolo, che sta succedendo? È bello uscire. Oh? Ops, scusa mamma, puntavo al cameriere. Non mi sono mai sentito così umiliato, i miei bellissimi capelli. Ora sì che il mio pomeriggio è rovinato. Me ne vado? Meno male che qui si mangiava bene, eh? È stata colpa mia? Eh sì, non posso portarti da nessuna parte, che figura! Signora, spero che non le dispiaccia, ma mi sono permesso la libertà di portarle lo speciale di oggi. Penso che le piacerà. Fa vedere? Questo è proprio quello che mi serve. Potrebbe rendere gli orari dei pasti molto più facili. Guarda qui! Spalanca,
È delizioso, mamma. Mi piace molto meglio del purè di patate. Ne voglio ancora. Ah, forse adesso possiamo mangiare in pace. Tesoro, guarda, perché non lo abbiamo anche noi? Cameriere? Sì, signore? Vogliamo anche noi il biberon. Arriva subito. Ecco qui. Wow, ma guardalo! Ecco che arriva l'aeroplanino! Sento odore di torta! Wow, lo sapevo! Sembra buonissima! Giù le mani! No, non puoi mangiarla fino al giorno del tuo compleanno, dovrai aspettare! Oh, mamma! Non si discute, la metto in frigo. Dovrebbe essere al sicuro. Sono così assonnata, vado a letto! Che bel riposino! È ora della torta, sì! Tutta quella bontà... squagliata! Cos'è successo? È un disastro! Non vedevo l'ora di mangiare la mia torta! E ora non posso averne neanche una fetta! Com'è potuto succedere? Il frigorifero è staccato! Ecco perché la mia torta si è sciolta! È il peggior compleanno di sempre! Oggi è il tuo giorno speciale! Buon compleanno, tesoro! Spero che sia... Oh, cielo! Che fine ha fatto la tua torta? Non capisco... Mi dispiace tanto, tesoro. Il mio compleanno è rovinato. Tranquilla, la mamma penserà a qualcosa. Aspetta, lo so, questo risolverà tutti i problemi. Fidati. Che cos'è, mamma? Guarda, ho bisogno di questo piccolo fenicottero. Lo metterò dentro l'ovetto di plastica e poi lo chiuderò. Adesso lo metterò in questo stampo e lo bloccherò in posizione. È pronto per entrare nella macchina. Che sta succedendo? Non possiamo dimenticare il cioccolato. Lo scioglierò con questa asciugacapelli. Dovrebbe bastare. E adesso lo metto in questa siringa. Cheryl, puoi pensarci tu? Wow, che responsabilità! Devi spruzzarlo nello stampo. Così? Stai facendo un ottimo lavoro, sì. Wow, si sta riempiendo di cioccolato! Ho finito, mammina. Adesso facciamo girare l'ovetto. In questo modo sarà coperto di cioccolato. Mi vengono le vertigini a guardarlo. Lo togliamo dallo stampo e lo mettiamo nel congelatore. Il cioccolato deve solidificarsi e dobbiamo aspettare, non ci vorrà molto. Com'è eccitante! Penso che sia pronto, eccoti qui. Toglielo dallo stampo. Oh, guarda, mamma, è un ovetto di cioccolato! Wow, è fantastico! Lo metterò con gli altri ovetti. Buon compleanno, tesoro. Grazie, mammina, il mio compleanno non è più rovinato. E assaggiamo gli ovetti adesso. Non vedo l'ora. Addio, dieta. Mi serve un nuovo taglio di capelli. Mamma, mi sto annoiando. Wow, delle caramelle. No, ma non c'è niente. Voglio divertirmi. Posso tirare fuori la lingua, guarda. Non mi piace. Cos'è questo? Sì, sembra interessante. Oh, che ci sarà dentro? Wow, ma guarda! Voglio metterli. Ne metterò uno qui. È fighissimo! Sono come dei tatuaggi! Come sono figo! Ma dove è andato? Liam? Oh, arrivo, mamma! Cosa ne pensi? Ma che cosa hai fatto? Non puoi uscire così! Dobbiamo togliere quei cerotti! Oh no, fa male! Torna qui! Non abbiamo tempo per tutto questo! Stai indietro! Sono troppo vecchia per questo! Liam, vieni qui proprio adesso! No, non puoi costringermi! Siediti! Dammi il tuo braccio. Penso di sapere cosa fare. E sarà indolore. Immergerò un batuffolo di cotone nella vasellina e lo strofinerò sul cerotto. Ora devo solo staccarlo. Ecco, non ha fatto male, vero? Oh? Dove è andato? E ora gli altri? Ora posso vedere il tuo bel viso. Ok, andiamo. Ne manca ancora uno. Sarà un segreto.
sei così bella, bambola mia. Ecco le tue caramelle, tesoro. Tu non devi andare in bagno prima di uscire? No. Andiamo. Ok, ok, allacciati la cintura. Accidenti, com'è divertente! Woohoo! Ah, che bella la natura! Non andare troppo lontano, tesoro. Oh, com'è bella, la voglio! Fatto! Ah, ma che buon odore! Oh, oh, devo fare pipì! Papà, papà, abbiamo un'emergenza! Oh, io lo sapevo! Ok, vieni con me! Sbrigati! Ah, ci deve essere un cespuglio o qualcosa di simile qui intorno. Ah, questo andrà bene. Puoi anche apprezzare la natura mentre vai in bagno. Non esiste! Ok, fammi pensare. Ci sono, seguimi. Dov'è? Papà! Ecco qui! Stai scherzando, vero? No! Oh, pensa, pensa, è una cosa seria! Oh, questo potrebbe tornarmi utile. Ci sono! Aspetta, metterò questo secchio nel bagagliaio e questo coperchio fungerà da sedile del water. Il tuo trono ti aspetta! Giusto in tempo! Metterò su questa coperta per darti un po' di privacy. Sto solo facendo il mio lavoro di papà. Oh oh! Ehi, sbrigati! La 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 la! Oh? Abba! Mi piacciono di più i tuoi capelli. Tesoro, guarda cosa ho per te. Pennarelli nuovi di zecca solo per te. Grazie, mamma! Adoro i pennarelli! Oh, due verdi! Comincerò con questo. Sono così brava a disegnare, dovrei vincere un trofeo. Adesso userò tutti i colori. Oh, mi piace quest'arcobaleno. Mi piacciono gli arcobaleni. Sì, il blu, e posso scrivere il mio nome con il rosso. Ah, perché ci sono così tanti tappi? Non li voglio. Tattara! Toglierò tutti i tappi. Ehi, come mai questo pennarello non funziona? Mamma! 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 Guarda, i pennarelli sono rotti, aggiustali! Cosa? Ma sono nuovissimi, li ho appena comprati, fa vedere. Che succede con questi maledetti pennarelli? Ok, vieni con me, vedrò che posso fare. Guarda, vedi, i pennarelli sono rotti. Oh, vedo, hai tolto tutti i tappi. Senza i tappi si seccano, tesoro, vedi? Devi mettere i tappi quando non li usi. Ah, ok, devo tenere i tappi. Vediamo, dove sono gli altri? Ava, dove li hai messi? Eccone uno ed eccone un altro. Oh, sono dappertutto, come può una bambina fare un tale casino? Almeno è carina. Vorrei che ci fosse un modo per aiutarla ad essere più ordinata. Ehi, lo scotch! Mi è venuta un'idea. Ecco qui, comincio con una bella striscia di nastro adesivo. Poi avrò bisogno dei pennarelli, ovviamente, li allineo sullo scotch. Proprio così. Poi posso piegare il resto dello scotch. Funzionerà alla grande. Lo so e basta. Amore, guarda, adesso non li perderai più i tappi. Stanno tutti insieme, ok? Ecco qui. Sì, guarda, i pennarelli funzionano. Ho fatto un fiore viola e un cuore verde. Oh, sei una brava artista. Vrum, vrum. Vrum, vrum. Vediamo, ho preso abbastanza giocattoli? Oh, non posso dimenticarmi del suo cappello. E anche il mio libro. E le salviettine nel caso si sporcasse. È già pieno. Forza, entra qui, so che puoi. E adesso cosa? Ma con cosa sta giocando laggiù? Ah ah, ehi mammina, quello era mio. Fammi togliere questo dal suo contenitore. Adesso che è vuoto posso riempirlo con delle salviette. È piccolo, ma le salviettine possono diventare minuscole. Dovrebbe bastare. E occupa molto meno spazio. Ehi mamma, guarda che posso fare. Ho una faccia da patatina. Sì, molto carino, ottimo lavoro. Aspetta un solo secondo però, fammi prendere le salviettine. Questa è una delle cose più intelligenti che faccio da un po'. Ecco qui, la mamma vuole pulirti un po' la faccia. Bello e pulito, proprio come piace a me. Ah, che bel pomeriggio. Oh cielo, tesoro, guarda, delle anatre.
Mamma, mi hai fatto fare un casino! Oh, accidenti! Beh, non preoccuparti, posso aggiustarlo. Vedi, ho ancora le salviettine. Ecco qui. Tutto pulito, la tua maglietta è di nuovo bella e pulita. Perché non mangi questa mela invece di quella robaccia? Vroom, Bibi, fa' attenzione, sto arrivando! Rar, il camion dino ti ha preso! Rar! Tesoro, che stai facendo? Tesoro? Tesoro? La mamma ti ha fatto una domanda. Oh, accidenti, le tue mani sono sporche. Per fortuna ho di nuovo queste salviettine. Lascia che ti pulisca le mani. Dovrò strofinare a lungo. Eccoci, adesso hai di nuovo le mani pulite. Sì, grazie mamma, sei la migliore. Oh, non so cos'altro fare. Assaggia, tesoro. No, non voglio. Che schifo. So cosa fare. Ti darò questo giocattolo. No. Bene, che ne pensi di tutti questi Pop-It? Ne ho già uno, vedi? Puoi tenerteli quelli là. Ci ho provato. Che ne dici di questa valigia piena di soldi? Pensa a tutte le caramelle che puoi comprare. Così tanti soldi! No, non puoi comprarmi. Sei una tipa tosta, eh? Non li voglio. Wow! La mia bella cucina! Quello sì che è stato divertente. Gioco con la mia sirena. Sirena? Mi è venuta un'idea. Per rendere divertente l'ora dei pasti, ti serve un cucchiaio e un po' di argilla da modellare. Appiattiscila e quindi avvolgila attorno al manico del cucchiaio così. Poi piegala. Modella il foglio dell'argilla a forma di coda di pesce. Proprio così. Usa questo strumento per aggiungere alcuni dettagli alla coda e incidi l'argilla con lo strumento. Sta venendo bene. Aggiungiamo le squame di pesce, cominciando dall'alto fin verso il manico. Non pressare troppo, basta far scorrere lo strumento sopra l'argilla. Una volta fatto, metti il cucchiaio in una teglia e cuoci nel forno. L'argilla si cuocerà e si indurirà. Sforna e lascia raffreddare. Infine dipingi d'argento l'argilla. Spero che funzioni. Wow, un cucchiaio sirena! È così magico! Brava ragazza! Ciao tesoro! Papà! Ciao tesoro! Ecco la tua colazione! Oh, questi non me li mangio! Non di nuovo, tale padre, tale figlia! No, non esiste! Quale hack ti è piaciuto di più? Rispondi nei commenti qui sotto, condividi il video con gli amici e iscriviti al nostro canale per tanti altri video divertenti proprio come questo qui!